Ed eccoci a un nuovo appuntamento di Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle nostre redazioni di Economia News e Ok Italia Parliamone. Oggi torniamo su un argomento che abbiamo già trattato durante una di queste nostre pillole di informazione. Bene, torniamo sulla comunicazione obbligatoria per il lavoro occasionale, perché proprio ieri, 28 marzo, sono cambiate alcune regole. Dunque torniamo a parlarne perché la direzione centrale, il coordinamento giuridico della direzione centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato il termine del periodo transitorio per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionali. Dalla giornata di ieri 28 marzo dunque è stata resa disponibile anche una nuova applicazione sul sito istituzionale servizilavoro.gov.it per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali. Sarà possibile accedere a questo servizio per i datori di lavoro e per i soggetti ovviamente abilitati utilizzando lo SPID oppure la carta d'identità elettronica. Ma in redazione purtroppo da ieri, subito dopo questa pubblicazione di questa circolare, sono arrivate alcune segnalazioni di difficoltà nell'utilizzo di questo strumento e per questo motivo abbiamo ritenuto importante fare un piccolo approfondimento per tranquillizzare tutti voi, tranquillizzare tutti i nostri lettori, tutti i nostri ascoltatori, perché la nota del 28 marzo ha comunque previsto un periodo transitorio che va fino al 30 del mese prossimo, fino al 30 aprile prossimo 21, in cui sarà possibile utilizzare sia l'invio telematico appunto sulla piattaforma del Ministero del Lavoro, sia ancora la modalità di invio tramite email, ricordiamo all'Ispettorato Territoriale competente, che era il sistema usato in questi primi mesi del 2022. Questa doppia possibilità però, ricordiamoci, cesserà di avere validità il 30 aprile e dal 1 maggio 2022 l'unico canale valido per poter fare queste comunicazioni, che ricordiamo devono essere preventive quando si vuole impiegare una risorsa come prestazione occasionale, quindi questo obbligo dovrà essere fatto rigorosamente ed esclusivamente soltanto sulla piattaforma, sul servizio telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non saranno dunque ritenute valide dal 1 maggio in poi e pertanto diventeranno anche sanzionabili tutte le comunicazioni che saranno effettuate ancora utilizzando il vecchio sistema, quindi a mezzo email alle sedi degli ispettorati del lavoro. Bene, io non posso che concludere questa breve pillola rimandandovi a ogni approfondimento nella lettura degli articoli sul nostro quotidiano economico Economia News. Arrivederci a tutti e grazie.